Buon pomeriggio dal Palamasotti, Nicola Zoppa in vostra compagnia per seguire gara 2. Siamo nella volata scudetto per quanto riguarda la Serie A Beretta femminile, direttamente dal Palamasotti quest'oggi la gara 2, dove la Mechanic System Oderzo, forte del risultato della prima giornata, il 29-27, una vittoria veramente di misura, ospiterà il Brixen su Tirol per cercare o di portare a casa naturalmente la vittoria e chiudere qui la contesa e aggiudicarsi così l'accesso alla finale, oppure naturalmente giocare domani l'eventuale bella. Chiaramente, prima di andare a presentare le formazioni, andiamo subito a presentarvi un nostro ospite che è seduto qui con noi, è la grande assente dell'incontro, già anche nel match iniziale anche il telecronista aveva più volte sottolineato la sua assenza. Con noi Sofia Ghilardi, buona giornata a te. Buon pomeriggio a tutti. Allora Sofia, ti vediamo quest'oggi ospite, spettatrice di questo match che nel gara 1 ha riservato grandissime emozioni, grandissime sorprese, molto brave soprattutto le tue compagne che sono riuscite più di una volta a riagguantare il match e soprattutto anche a portarsi in vantaggio. Dunque, grosse speranze riponete sulla gara di quest'oggi? Sì, riponiamo grandi speranze, sappiamo che sulla carta magari siamo più deboli perché abbiamo assenze, manchiamo io, Sara Hilber, c'è gente coi cerotti in campo, però abbiamo tanta grinta e vogliamo far bene per questa partita, per riscattarci e per coronare un po' il campionato che è stato sfortunato, ma abbiamo combattuto tutto il campionato, ecco. Diciamo un campionato che, oltre a essere costellato dalla Covid, che ha imperversato un po' dappertutto, vi ha visto protagonisti soprattutto nella fase iniziale, poi
chiaramente quella serie di infortuni vi hanno un po' intaccato la vostra capacità produttiva, diciamola così, che chiaramente è arrivata nel momento cruciale, mancava evidentemente il vostro apporto. Però nel complesso diciamo che il Brixen può ritenersi in qualche maniera soddisfatto, perché soprattutto ha messo in risalto soprattutto delle giocatrici giovani che sono così emerse nel panorama della Serie A Beretta. Sì, esatto, abbiamo giocato con le giovani, stiamo giocando tuttora con le giovani e siamo soddisfatti del campionato, perché senza straniere si è riuscita comunque a dirla nostra. Speriamo di farcela anche oggi, ecco. Ecco, facciamo il punto sulla tua situazione, visto che hai avuto questo infortunio importante. Com'è la strada verso la guarigione? Allora, sì, mi sono fatta male a marzo, mi sono operata subito, quindi io punto a tornare il prima possibile, quindi iniziare già la prossima stagione in forma. Speriamo vada tutto bene. Diciamo che già l'estate ti porterà a compiere i primi passi a livello di allenamento e poi chiaramente essere già pronta con le sedute di agosto per essere pronta con l'avvio del campionato. Esatto, questo è l'obiettivo, speriamo di riuscirci, dipenderà un po' da vari fattori, però ci spero. Ultima battuta su quello che le tue campagne quest'oggi saranno in grado di mettere in campo, perché è la gara cruciale o dentro o fuori. Sì, io credo in loro, loro credono in loro stesse e spero e credo che ce la metteranno tutta. Grazie Sofia Ghilardi, naturalmente auguri per la tua pronta guarigione, naturalmente staremo dunque a osservare quello che accadrà tra poco qui sul campo del Masotti. Grazie, grazie a te. Grazie mille, buon pomeriggio. Perfetto, dunque abbiamo voluto così iniziare dando spazio a una delle assenze importanti tra le file del Brixen, Sofia Ghilardi. Veniamo soprattutto alla presentazione delle due squadre. Innanzitutto andiamo con presentare la squadra ospite, il Brixen su Tirol, col numero 11 abbiamo Nadia Apfaltarer, col 25 Giada Babbo, col numero 9 Stephanie Durnwalder, col numero 8 Andrea Eder, col 12 Sara Hilber, col 15 Sara Mauberger, col 18 Barbara Nordhofler, col 21 Melanie Pertaler, col 16 Monica Prunster, col 38 Marie Rabanser, col 19 Violetta Vegne e col 77 Vicky Ficoler. Coach del Brixen, Hubert Nessinger. Andiamo a presentare la formazione guidata da coach Cavallaro, in panchina Alessandro Cavallaro. Questa la formazione scelta, con la maglia numero 5 Arianna Brunetti, con l'11 Eleonora Coloredo, col 13 Eleonora Costa, col 9 Giorgia Di Pietro, col numero 20 la vice capitana e miglior realizzatrice per ora del torneo Arasai Duran, col 44 Elena Peletta, col numero 12 Barbara Minigin, la portiera e capitana, col numero 7 la norvegese Tina Oyeswold, col 33 Alessandra Paraschiv, col 17 Martina Pizzutto, col 65 Carlotta Poderi, col 15 Beatrice Pugliara, col 34 Francesca Traini e col numero 36 Sabina Vitobello. Gli arbitri dell'incontro saranno i signori Di Domenico e Fornasier. Questa dunque la presentazione della squadra. Ricordo che quest'oggi è la partita, diciamo che per la Mechanic System può essere la partita decisiva per il Brixen, o dentro o fuori, perché questa è gara 2 e devono certamente rimontare la sconfitta subita di due reti nel mercoledì scorso. Dall'altra parte abbiamo, tra mezz'ora dovrebbe partire anche l'altra semifinale, quella tra Salerno ed Erice. Come abbiamo detto, assenze importanti nel parterre del Brixen, una protagonista è assente, l'abbiamo sentita ai nostri microfoni prima, Sofia
Ghilardi, diciamo un commento su quello che è stato la gara 1. È stata veramente una gara entusiasmante nelle secondi 30 minuti, i primi 30 sono scivolati via senza grossi patemi, nel quale il Brixen aveva raggiunto la parità a metà tempo sul 7-7, poi sotto di 4 reti a riposo hanno avuto la grande forza d'animo a metà della ripresa di riagguantare l'incontro e addirittura di portarsi con 2 reti in vantaggio. Poi il finale è stato tutto targato Oderzo, in particolare con 2 protagoniste assolute, Arasai Duran e Eleonora Colloredo, il pivot. Questa dunque in sintesi quella che è stata il match nel gara 1, e naturalmente tra pochi secondi andremo a assistere gara 2. Tutto è pronto, a fianco a me ho già pronto Giuseppe Dalmolin, che mi accompagnerà nel commento tecnico. Buona giornata a te. Ciao a tutti. Ciao. Alla mia sinistra, alla regia, abbiamo Dan Sirbo, mentre abbiamo Davide alle riprese. Questa dunque il parterre della nostra sezione che seguirà l'avvenimento. Andiamo dunque, tutto è pronto, già le squadre stanno per ultimare gli ultimi accorgimenti, naturalmente sia coach Cavallaro che coach Nessing hanno già dato le linee direttive per quanto riguarda i primi scambi, i primi match. Per quanto riguarda lo starting single, lo vedremo tra poco, quello che sarà schierato da parte delle due formazioni. In linea di massima, per quanto riguarda il Brixen, dovrebbe schierare in porta, come sempre, la portiera nazionale della nazionale italiana Monica Prunster, come pivot Violetta Vegni, sulle ali terzino destro Nadia Apfaltar, mentre alla sinistra Giada Babbo, sulla linea dei terzini poi abbiamo terzino destro Nadia Apfaltar, Andrea Eder e Sara Moberger, e alla destra Noto Durf. Ecco qui, fischio d'inizio a primi secondi, mentre lo starting seven schierato da Cavallaro, abbiamo Eleonora Costa, anzi come pivot, abbiamo la linea terzini formata da Poderi, Duran e la norvegese Hoyesvold, sulle ali abbiamo Eleonora Costa e Beatrice Pugliara. In porta chiaramente abbiamo Barbara Meneghin, il capitano. Palla che cammina pericolosamente sulla linea dei 6 metri, alla fine viene recuperato dal Brixen, che ha la prima palla del match. Dunwalder, Eder, Giada Babbo prova ad andare con sottomano e di poco a lato, dunque sfiora così la prima occasione il Brixen con Giada Babbo al tiro. Poderi centrale, Hoyesvold, Duran, chiama in causa la Costa. Duran, Hoyesvold trova lo spazio, trova benissimo, smarcata, e questo veloce rilancio con Giada Babbo a tu per tu con Barbara Meneghin, e infila la prima rete. Come abbiamo visto, un errore in fase offensiva, molto bene si era smarcata Eleonora Colloredo sulla linea dei 6 metri, fondamentale l'intervento di Monica Prunster, la veloce ripartenza con questo veloce contropiede che ha innescato, fatale è stata l'incursione Giada Babbo, che ancora una volta la vediamo protagonista sulla fascia sinistra per il seconda rete del match. Una Giada Babbo evidentemente in gran spolvero quest'oggi.
Sì, diciamo che abbiamo già subito la velocità, come abbiamo già detto nelle partite precedenti, delle squadre avversarie, sempre velocissime fin dall'inizio. E soprattutto fatali risultano i contropiedi, e sanno sfruttare veramente questa fase del contropiede. Altra veloce ripartenza già da Babbo, resiste alla carica. Carlotta Poderi commette un fallo, si parte ben distanti. Eder lascia la palla, si scambia con Dürnwalder. Eder centrale, chiede di girare palla alla Eder. Dürnwalder ancora. Attenzione all'inserimento. Della Nordhofer, che è stata bloccata dalla Costa. Abstaltare il tiro ammortizzato dal muro dell'Oderzo, si salva così, cerca la Duran fare tutto da sola e inventa questa palla per Eleonora Costa, che non si fa dire due volte come fiocinare Monica Prunster. Dunque 2-1 dopo 3 minuti e 50 secondi di gioco. È molto bello vedere la nostra Arasai in velocità e servire con un solo passaggio la propria ala. Intanto però dall'altra parte prendiamo il terzo gol di Violetta Vegni, il pivot del Bressanone, che dunque porta, ristabilisce le distanze di due reti di vantaggio sull'Oderzo. Carlotta Poderi centrale, Oyeswold, interviene Costa, ancora la Oyeswold a chiedere la collaborazione con Pugliara. Pugliara lancia sulla Duran, tenuta alta nella, ecco qui che molto brava ancora una volta con Loredo a smarcarsi, e sfortunata la conclusione sul palo ribattuto, e riparte velocemente, rallenta in questo momento, perso l'attimo fondamentale per la ripartenza veloce, e già da Babbo preferisce rallentare il gioco e fare un gioco ragionato. Il portiere della nazionale ancora strega la nostra formazione. Veramente costringe in giornata Monica Prunster quest'oggi. Abtaltare, Eder, già da Babbo. Difesa Arcigna, un cartellino giallo su Coloredo. Linea 9 metri. Dürnwalder, Babbo. Babbo prova a resistere, Eder si sposta sul lato sinistro, Dürnwalder al tiro, il muro dell'Oderzo ha buona efficacia. Poderi lancia Costa, veloce ripartenza dell'Oderzo, Costa, Oyeswold, il suo tiro della mancina norvegese colpisce la traversa con Prunster battuta, e da quest'altra parte ancora una volta, questa volta è la Barbara Meneghin che si oppone alla conclusione della Giada Babbo, trovata veramente smarcata dalle sue compagne, e ha cercato naturalmente l'angolino opposto della porta difesa da Barbara Meneghin, è riuscita dunque a rifugiarsi sul fondo, dunque sventata anche questa occasione, poteva essere fatale soprattutto per Oderzo. Duran il suo tiro dopo due pali, bellissima questa fiondata dell'atleta cubana. Dürnwalder, attenzione, Duran, pesante questa due minuti, perché
toglie dal gioco una pendina fondamentale per la Mechanic System Uderzo. Ora Sei Duran ha commesso fallo sul pivot del Brixen Durvarder ai 7 metri e dunque trasforma per il 4-2. Si riprende da giocare Oderzo sotto di due reti e con inferiorità numerica senza Arasai Duran. Di Pietro è entrata al posto di Colloredo, carica sulla Pugliara, ma un tiro troppo forte della Di Pietro non viene ben controllata. Poche volte la pallamano Oderzo si ritrova a giocare senza la propria Duran. Bocca di fuoco, eh? Quindi voglio vedere come se la cavano. Anche perché è una giocatrice estremamente corretta e questi due minuti chiaramente pesano nell'economia di gioco della Mechanic System. Brixen non sfrutta il vantaggio numerico in maniera veramente ingenua, perde questo pallone e l'importante ora alla Mechanic System far scorrere il pallone, però non è la maniera giusta questa, ha un altro errore di controllo. Giada Babbo sulla destra scarica ancora una volta, trova puntuale l'inserimento del pivot del Bressanone Violetta Vegni, che ricordo ha già realizzato una rete da quella posizione. Babbo, da lì non si passa, molto bravo il muro dell'Oderzo che si oppone alla numero 11 Nadia Apfaltarer. Peccato questa pallone filtrante. Bellissima azione difensiva della Tina Oyeswold sulla fuoriclasse Giada Babbo, lanciata in velocità dalla propria portiera. È stato bello il suggerimento in precedenza della Di Pietro sulla costa, sfilato di poco, e da quest'altra parte la veloce ripartenza del Bressanone, al quale ha messo una pezza la Oyeswold bloccando la marcia della Giada Babbo. Durnwalder, Eder. Intanto è tornata Arasai. Poderi, sanzionata cartellino giallo per il fallo commesso sul numero 19 Violetta Vegni. A faltare ora centrale Eder. Molto veloce questo scambio del Bressanone e poi il tiro non molto forte, facile per la Barbara Meneghin bloccare e far ripartire le proprie compagne. Mechanic System torna a regime con Arasai Duran che rientra in campo dopo aver scontato. Ecco qui che bella questo suggerimento di Giorgia Di Pietro, che ha fintato sulla Duran e ha trovato Colloredo smarcata per il 3-4. Non ci sta il Bressanone. Undici minuti di gioco, Bressanone sta conducendo sulla Mechanic System per 4-3 dopo 11 minuti di gioco. Dicevamo, ha accorciato le distanze pochi secondi fa Eleonora Colloredo alla sua prima realizzazione in questo match. Non riesce il passaggio della Vegni. Giada Babbo commette passi
C'è una fase concitata di gioco, si stanno evidenziando sia da una parte che dall'altra degli errori di gioco che naturalmente fanno sì che gli arbitri sono costretti a intervenire e naturalmente riconsegnare il pallone alla squadra avversaria. Duran, su di lei la marcatura alta. Duran salta anche questa volta, riesce a trovare lo spazio e a mettere a segno una rete importante. Gol della Duran porta in parità il match al 13° 4-4, un match che abbiamo visto, attenzione al sottomano della Di Pietro, bella quello che voleva fare Di Pietro, solamente che è uscito di un metro dalla porta difesa dalla Prunster. Fino adesso si sono evidenziati alcuni errori fondamentali sia da una parte che dall'altra, però Beppe? Sì, però devo dire che è una partita piacevole dove si vede tanta velocità e questo è bello nella pallamano, forse qualche cosa un po' forzata come questo intervento ad esempio della numero 11 dalla Abfaltar. Non è la prima volta che cerca di forzare a entrare da quella zona dove Colloredo e Duran fanno naturalmente buona guardia. Ancora una volta hanno cercato di, il Brixen gioca a doppio pivot con la Eder Babbo, trattenuta per un braccio Violetta Vegni. Björnwalder, attenzione al passivo, Babbo va al tiro, ha cercato l'angolino, è stata più veloce. Bellissimo passaggio in acrobazia al proprio portiere da parte dell'Eleonora Costa, che salva una palla in fallo laterale o di fondo campo, non ho visto bene da qui. Sfuma dunque questa possibilità per il Bressanone con Giallababbo che si prende cura direttamente di Arasai Duran tenendola alta come marcatura, lasciando da quest'altra parte spazio alla Giorgia Di Pietro come centrale che con la prima occasione ha fiocinato ancora una. È un momento cruciale del Brixen, ha commesso ancora un altro errore in fase offensiva che naturalmente la Oderzo ha cercato subito di rimediare portandogli via il pallone. Giorgio Di Pietro dunque alla sua prima realizzazione in questo match, bloccata la Eder, fa buona guardia su Giorgio Di Pietro che stava per concludere. Si riparte dai 9 metri, attenzione alla Duran, Di Pietro scarica sulla Costa e Costa quest'oggi è veramente un giocatore aggiunto per la Mechanic System alla sua seconda rete e a questo punto coach Nesling è costretto a chiamare time out per una decina di minuti. Abbiamo visto un Brixen che controllava il match, poi negli ultimi minuti, negli ultimi 5 minuti abbiamo assistito errori sia da una parte che dall'altra in fase offensiva, però alla fine quello che la squadra che è riuscita a materializzare maggiormente l'occasione è stata la Mechanic System con il gol della Costa e prima della Di Pietro che porta ora il vantaggio di 2 reti. Dunque break, abbiamo un time out chiesto dal Brixen sul punteggio di 6-4 quando siamo quasi al 16° minuto di gioco. Piccolo break.
Si riprende a giocare con possesso palla Brixe, un time out chiesto da Nestling, ha cercato soprattutto di riordinare le idee alle proprie atlete, hanno commesso in questi ultimi 5 minuti degli errori gravi che hanno permesso al Mechanic System di rifiatare e soprattutto di recuperare il risultato e di riportarsi e condurre il match per 6-4, due palle in vantaggio. Eider esce per l'inserimento del pivot Vegni, su cui viene commesso fallo, si riparte con i 9 metri a Faltaler. Un altro intervento in Eder, difesa importantissimo, sì, della Tina. Eder Faltare, scarica, da lì non si passa, chiaro il segnale di Barbara Meneghin, l'ala destra del Brixen, da lì non trova spazio Barbara Nordufler. Palla del possibile più 3 di Pietro Duran. Oyesvold, bello il taglio della norvegese, veloce ripartenza con Giada Babbo, fa tutta da sola e qui c'è un rigore e i 2 minuti di Oyesvold. Sì, in questo caso è stato proprio la Palissiano, l'intervento della Tina proprio sul braccio, sì, con cui la Giada Babbo stava per tirare, anche un po' pericoloso, un po' in ritardo, sì, un po' in ritardo, dunque giusta, più che in ritardo forse voluto. ha rischiato. Può succedere, gravissimo questo errore dai 7 metri per la Appaltale. Devo vedere la qualità di pece usata da queste atlete. Il risultato rimane 7-4 quando sono 17 minuti e 40 di gioco. Poderi di Pietro Duran, brava la Duran a indovinare l'angolino opposto e sono più 4. Maulberger, entrata. Eder, Babbo, Eder. Il pallone è arrivato a destinazione. E ancora una volta sfortunata questa occasione per la Vegni, che si è trovata sulla linea dei 6 metri, beccata in pieno la traversa e dunque sfuma così questa occasione per il Bressanone, che è sotto di 4 reti, 8-4. Pesa la marcatura sulla Duran, per cui spostata sul terzino sinistro. Attenzione come si è velocemente spostata in doppio pivot e Beatrice Pugliara è riuscita in qualche maniera a concludere la rete, però purtroppo il pallone si è sfilato accarezzando il palo destro. Babbo centrale, Eder, nonostante una piccola spinta, Moberger riesce a insaccare 8-5. Sì, la nostra Beatrice è saltata un pochino scarica, forse perché ha visto che non aveva tanto spazio, è andata su un pochino lenta, ma ci pensa Eleonora parte. Costa con questo gioco di gambe, Eleonora veramente ha spiazzato la linea difensiva del Brixen, si è infilata per depositare la sua terza rete del match.
9-5, più 4 Oderzo quando siamo al 20° minuto. Eder, fallo in attacco del numero 19, Lavegni, probabilmente tocca la linea dei 6 metri. Ed è il momento del time out chiesto da coach Cavallaro, dunque un match in quale abbiamo visto questo Mechanic System a doppio volto subire nei primi 10 minuti e negli minuti successivi prendere le redini del gioco e portarsi con un più 4. È stato veramente un allungo importante su quale il Brixen fa fatica a mantenere il ritmo dei padroni di casa in questa gara 2. Piccolo break e torniamo tra qualche istante. A dopo. Riprendiamo quando il cronometro incomincia a camminare nuovamente, 20 minuti e 40 di gioco e il punteggio sorride alla Mechanic System forte di gara 1 e questa è gara 2. Oyeswold di Pietro, Costa, terzino destro, terzo sinistro, questa volta Monica Prunster fa il miracolo, molto brava a ribattere questa conclusione di Eleonora Costa. Attenzione a Duran che si sposta come doppio pivot di Pietro, gli arriva la palla alla Duran e ancora una volta doppio intervento della Prunster che blocca questo tiro ravvicinato di Arasai Duran. Vediamo se il Brixen riesce in qualche maniera a muovere il punteggio. È un po' di tempo che il suo punteggio langue. A faltare Eder, bloccata, attenzione Giada Babbo, lancia da quest'altra parte Mauberger, il pallone gli sfiora le dita e si spegne sul fondo. In questo momento abbiamo anche osservato come il sole che entra dalle finestre delle Palamasotti diano un certo fastidio anche alle ragazze, soprattutto. Attenzione, Giada Babbo recupera palla, si viene da sola e non sbaglia. Terza rete per la Babbo nel match, 9-6, meno 3. Match sempre che si fa molto caldo, si fa naturalmente piacevole con le squadre che naturalmente veloci nei loro movimenti. Oyeswold di Pietro, il suo sottomano, pronta la risposta Mauberger, riesce a scaricare la sua seconda realizzazione. Giocatrice che è entrata nel corso del match sta facendo la differenza con due reti, 9-7, meno 2 Bressanone. Mechanic System di Pietro, Costa di Pietro, Oyeswold, Pugliara, il pallone troppo alto, deve rimetterlo in gioco Oyeswold, il suo passaggio verso la Coloredo, ma anche quest'altra parte commette errore il Bressanone, non è riuscita a raggiungere la palla. Lavegni è qui, fortunata la Pugliara, completamente passata via la, forse deviata la leggermente Prunster. Dalla Prunster, pallone ribattuto dal palo e si spegne, dunque possesso palla Bressanone. Dunque abbiamo visto come questi capovolgimenti di fronte siano fatali per uno o per l'altra squadra. Fa buona guardia la Pugliara. A Paltaler, Babbo. Attenzione. Eder. Babbo. Chiamato passivo intanto.
al passivo, segnino del passivo, ha dovuto concludere la Babbo centrale e Beneghin fa buona guardia, sfuma così una possibile fase offensiva del Bressanone, rifiata Mechanic System di Pietro Duran. Oyeswold, difesa molto alta del Bressanone a tenere distante la bocca di fuoco della Duran. Oyeswold si trova il buco su cui infilare, ma soprattutto per scaricare sulla Pugliara. Oyeswold di Pietro Duran, di Pietro Oyeswold, il suo tiro, recupera, doppia parata su Oyeswold e Colloredo, grande, veramente grande primo tempo di Monica Prunster. Sì, Monica, che mi sembra di aver notato che tende ad anticipare un pochino, soprattutto nelle palle basse, questa, a cadere un attimo Eder molto presto, si potrebbe sfruttare questa resiste situazione. E purtroppo la Oyeswold trattiene la Eder e commette un fallo che, oltre a costare i 7 metri, costa secondo 2 minuti di sospensione. E non è bella questa cosa. Attenzione, perché questa volta è Giada Babbo che si incarica della trasformazione. 7 metri, indovina l'angolo, però non riesce a raggiungere la palla Barbara Meneghin. Bressanone meno 1, mancano 4 minuti e 20 secondi al termine della prima frazione di gioco. Nesling si sbraccia, chiama attenzione alle ragazze, grande pressione per il tecnico altoatesino Poderi. Beatrice Pugliara, difficile trovare un pertugio. Babbo, Poderi, purtroppo sono rigori pesanti e minuti pesanti su cui coach Cavallaro ne farebbe volentieri a meno. Eccola qui, naturalmente abbiamo visto anche nel replay che ci ha proposto il nostro Dan, ha sfiorato la palla. Dopo l'ultimo time out, Nicola, mi sembra che non hanno reagito molto bene. No, assolutamente. Dunvalder ha trasformato adesso in 7 metri per il match che è trovato in perfetta parità, 26 minuti di gioco, 9-9 con Mechanic System in inferiorità numerica, doppia inferiorità numerica di Pietro Costa. Grande rete fondamentale, è arrivata al momento giusto in inferiorità numerica. E nuovo 7 metri a favore del Brixen. Difesa in area da parte della nostra ancora Liara, Beatrice. Stephanie Dunvalder alla trasformazione. Match che si fa molto interessante, combattuto, le squadre che praticamente si stanno rispondendo l'una con l'altra. Pugliara di Pietro 10-10, 2 minuti e 45 al termine della prima frazione, ancora inferiorità numerica per la Mechanic System. Costa non riesce a passare il muro della Eder, intanto rientra la Oyeswold. Beatrice Pugliara, in seguito al taglio della Beatrice Pugliara, con 2 minuti c'è un sole che dà molto fastidio, sì, soprattutto alle giocatrici del Bressanone, ma soprattutto anche all'ala destra dello Darzo Pugliara. Oyeswold
Duran, Di Pietro, Oyesvold, Pugliara, tiene palla, Oyesvold, resiste, Pugliara, fondamentale ancora l'opposizione di Monica Prunster che devia il pallone e naturalmente dà carica alle proprie giocatrici. Rientra Colloredo, dunque tutti gli effettivi in campo per la Mechanic System e il tabellone segna 10-10 quando manca 1 minuto e 30 al termine della prima frazione di questa gara 2. Giada Babbo. Bellissima finta a destra. Ha fintato e la Di Pietro non ha seguito la mossa. Non ha seguito i movimenti della Babbo e dunque si è infilata e dunque il suo tiro, la sua quinta rete del match per portare il Bressanone 11-10. Dur risponde la capoclassifica marcatori della Serie Beretta, Arasai Duran, sì, per questo rete fondamentale dell'11-11. Un'uscita un po' improvvida di Adair e Arasai non perdona. Ricordo che la Duran è oltre 200 reti in questo campionato, 203 reti e oggi ne ha messe a segno ben 4 nel corso del primo tempo. 11-11, attenzione, 15 secondi fatali, Duran, importante, Di Pietro, attenzione, pochi secondi, 5 secondi, Oyesvold, fondamentale veramente cosa sta facendo Monica Prunster, portiere della nazionale, veramente quest'oggi veramente ha fatto la differenza, ha bloccato il punteggio 11-11 in questo ultimo occasione che aveva la Mechanic System di portare il match a riposo con il vantaggio di una rete. Invece eccola qui la Oyesvold al tiro e proprio sull'angolino alto la Prunster si è rifugiata sul fondo, veramente match che fino adesso è stato gradevole ed è stato veramente interessante. A un certo punto sembrava che il Bressanone non ce la facesse più a mantenere il ritmo imposto dalla Mechanic System e si era portato su di 4 reti di vantaggio e invece ancora una volta abbiamo assistito come il Bressanone abbia ricucito lo svantaggio e si sia portato al termine di questa prima frazione in perfetta parità. Bisogna fare i complimenti a entrambe le formazioni. Esatto, come al solito soffriamo un pochino queste rimesse veloci, no? delle altre squadre, non riusciamo a stare dietro a loro soprattutto quando fanno queste seconde fasi molto rapide. Per il resto siamo alla pari, direi, no? Ecco, Monica Prunster permettendo, dovremmo riuscire nel secondo tempo a farcela. Per perfetto, là. Noi ci fermiamo qui quando sono le 18.38, le squadre sono date negli spogliatoi in perfetta parità, 11-11 e tra una decina di minuti saremo ancora con voi per commentare le secondi 30 minuti di gara 2 tra Mechanic System Oderzo e Brixen su Tirol. Grazie a voi tutti per l'attenzione e ci risentiamo tra 10 minuti. Linea alla regia. A dopo.
Bene, riprendiamo da dove ci siamo lasciati in questo primo tempo in cui le squadre sono date a riposo in perfetta parità, 11-11, un match veramente molto intenso nel quale abbiamo visto come il Bressanone è riuscito a recuperare le quattro reti di svantaggio che attorno al 20° del primo tempo la Mechanic System aveva praticamente creato questo bottino di quattro reti poi sfumate nel finire. Possesso palla Mechanic System, Duran resiste a Di Pietro, Costa, Di Pietro sotto mano e infila sull'angolino alto per la prima rete della ripresa. Segna dunque Giorgia Di Pietro la sua seconda rete del match. L'ho chiamata ad insegnare sottomano ai miei ragazzini, adesso vediamo. Durwalder. Centrale, Eder. Suo tiro. Deviato al muro. Bello questo suggerimento a cui prontamente si è fatta trovare pronta sulla linea dei 6 metri. La numero 19, il pivot del Brixen, Violetta Vegni. Ancora squadre in perfetta parità, 12-12 dopo un minuto di gioco e Di Pietro, attenzione, veloce ripartenza,
questo lancio perfetto della Pertale, sembrava che non riuscisse a gestire il pallone Nodulfler, invece è riuscita a girarsi e a battere Barbara Menighin. Come avevi sottolineato tu, Giuseppe, bisogna stare molto attenti alle ripartenze del Bressanone, e questo è il tipico esempio, questo lancio lungo di Monica Brewster a trovare l'inserimento di una sua compagna che si è fatta trovare pronta a ricevere il pallone. Doran. Dove infila questo tiro a Rasari? 36 anni, hai visto che elevazione? Risponde già da babbo, attenzione. Tutto bello quello che si vede. E bravissima in questo caso Barbara Menighin a chiudere coi piedi al tiro ravvicinato della Vegni. 13-13. Però siamo riusciti sempre a lasciarci trafiggere in velocità, eh? Costa sembra... Di Pietro fa buona guardia, sembriamo non sulla imparare. Costa la Eder con Duran tenuta, ecco qua che prova a risolvere questo pallone, non viene catturato dalla, ancora una volta Di Pietro la sua mira, imbecca la traversa, partenza veloce della Babbo, pallone con comunque fermata finisce bene. Durvalder riesce a gestire il pallone, Babbo, Eder, Durvalder, Lavegni ancora fallo in attacco, ha commesso fallo in attacco sulla linea di difesa, sfuma così questa per occasione noi. Per il Bressanone, Duran tenuta alta dalla Babbo, Pugliara, Oyesvold prova a infilarsi su di lei, la Abfaltale commette fallo tale da beccarsi i due minuti di sospensione e dunque il Bressanone in inferiorità numerica nei prossimi due minuti di gioco, quando sono quattro mai minuti di gioco della ripresa. Possesso pallo adesso, Duran, Di Pietro, Oyesvold, ecco qui la linea dei centrali dei terzini, Di Pietro resiste, Duran finta un tiro a cui la Brewster si fa ingannare dalla posizione della Duran e lo tira proprio sull'angolo opposto per il 14-13. Brixen inferiorità numerica, Durvalder non riesce a suggerire il pallone già da Babbo, anticipata dalla Pugliara, ripartenza Oderzo, Di Pietro, Duran deve sfruttare al massimo il vantaggio numerico e lo fa con Arasai Duran nuovamente in rete. Siamo ormai a 6 reti quelle messe a segno da Arasai Duran in questo match. Eder resiste alla marcatura della Oyesvold che la allontana, Eder ancora, Babbo sulla fascia sinistra, Eder, pallone non controllato, veloce ripartenza della Di Pietro che deposita il più 3, 16-13. Insomma, quando è necessario riusciamo a essere veloci anche noi, forse sprechiamo un po' meno delle bianche del Brixen. Evidentemente la Mechanic System ha cambiato marcia e approfitta chiaramente dell'inferiorità numerica. Babbo, Durvalder, ancora una volta un difetto di possesso palla, pallone che finisce nuovamente mano alta a Tesine, non sfrutta questa occasione la Durvalder che spara alto e con il sole che a questo punto ci sta illuminando noi in postazione. Di Pietro con Loredo,
questa volta. Un no look della Di Pietro, eccezionale per il pivot. Seconda rete per la pivot della Mechanic System, che ha fatto una grande gara 1 a Brixen, alla sua seconda realizzazione quest'oggi. Durvalder centrale, Apfaltaler, Eder, Durvalder ancora, Apfaltaler, Eder centrale, scarica sull'Apfaltaler, ancora difetto di controllo palla, cerca di inserirsi, la Durvalder non ci riesce, fa buona guardia con Loredo e la Brunetti, che è entrata al posto della Pugliara. Attenzione, scatto il passivo. Oyeswald ci mette la pezza per bloccare un salto possibile della Babbo. Pallone deviato nel muro dello Derzo. Tocco finale di Pietro, che inganna purtroppo Barbara Meneghin per il 17-14. La realizzazione quest'ultima del Bressanone è stata realizzata, se non sbaglio, dalla numero 14, se non sbaglio. Siamo un po' accecati sinceramente, sì, qui da questa luce strana. Infatti mi sono perso la realizzatrice dell'ultima rete del... Non perdo invece questa marcatura di Arasai Duran, che ormai sta allungando nelle sue realizzazioni personali. Eder, Durvalder, invasione da parte del numero 18 del Bressanone, Nordhofer, e dunque sfuma così, anche se Barbara Meneghin ci ha messo una pezza, dunque il pallone si era dunque comunque era neutralizzato dall'estremo difensore della Mechanic System. Più 4 sempre il vantaggio della Mechanic System quando siamo quasi all'ottavo minuto di gioco. Costa, su cui Nordhofer commette fallo e gli costa 2 minuti di sospensione. Difficile momento ora per il Bressanone in questi primi 10 minuti, in cui la Mechanic System torna, come abbiamo visto nel primo tempo, a allungare di 4 lunghezze. Duran, Di Pietro chiama in causa Eleonora Costa. Eder fa buona guardia, rimesso in gioco Duran, Di Pietro, attenzione al passivo, la Brunetti nella sua conclusione becca la traversa e dunque sfuma questa occasione del più 5 per la Mechanic System. 18-14 quando ci stiamo avvicinando al 10° minuto di gioco della ripresa. Siamo a 40 minuti di gioco totali effettivi del match. Durvalder centrale, Vegni che si posiziona come pivot, cerca l'Apfaltaler di inserirsi nella difesa, commette sfondamento e dunque con calma Oderzo gestisce il vantaggio. Duran centrale, Di Pietro, Duran ancora una volta salta tutte e trova questa conclusione incredibile. Più 5, 19-14 quando siamo al 40° minuto e 25 secondi di gioco. Apfaltaler, Durvalder, anche qui problemi per il terzino destro e l'ala destra del Bressanone, con questo sole che dà chiaramente qualche fastidio. Recupera palla già da Babbo. Mauberger. Attenzione al passivo.
Al momento Lavegni subisce fallo, attenzione. E la Zaidura non si fa superare un muro che respinge dunque la conclusione del Bressanone. Il risultato non cambia, 19-14, quando siamo a 41 minuti e 20 di gioco. Sono 5 le reti di vantaggio con cui la Meccanic System sta conducendo questo secondo tempo. Con coach Cavallaro e chiede che le ragazze aumentino velocità nel giro palla. Di Pietro voleva suggerire la palla a Colloredo, commette questo errore che permette alla Giada Babbo di sfuggire al suo controllo e gli scattano i 2 minuti. Con 5 reti vantaggio poteva chiaramente evitare questo fallo, possiamo dire corretto. Sì, è stato un pochino ingenuo, forse dovuto alla stanchezza, penso io, perché ha corso tanto anche lei. E poi diciamo che contro la Giada Babbo non c'è niente da fare, quindi forse conveniva lasciarla andare proprio. E sperare e in un coach errore. Robert Nessing chiede time out, ci sono ben 5 reti da recuperare per la sua formazione, per cui ha bisogno di fare un breve summit con le sue ragazze, sta cercando chiaramente di disporre una nuova linea soprattutto offensiva e sfruttare al meglio questa occasione che può essere fondamentale per accorciare le distanze di questo match di gara 2. Piccolo break e torniamo tra qualche istante. Occasione anche per noi di rifiatare, rimessa il pallone in gioco, possesso palla Bressanone dopo l'ultimo time out chiesto da coach Oesling. Apfelthaler, pallone sporco su cui la Nordhufler non riesce a concludere, Giada Babbo. È la prima volta che assistiamo a 2 minuti di sospensione, 2 volte 2 minuti di sospensione inflitti a Razai Duran in un match. La occasione dunque per il Bressanone di cercare di accorciare le distanze con la Meccanic System inferiorità numerica. Babbo. Grave, la Durwalder non riesce a superare Barbara Meneghin che si oppone veramente in maniera. E vediamo con 4 giocatrici Loderzo come si comporta adesso. Mi auguro faccia girare palla, cerchi il fallo. Oiesvolda Poderi. Pochino. Sia Duran che Di Pietro sono le 2 assenti in questo momento tra le file della Meccanic System. Importante far scorrere il tempo. Costa. Podere. Cerca di far scorrere il tempo Carlotta Podere. Oiesvold il suo tiro. Peccato per buona l'elevazione, però uscita di pochissimo. Babbo, Eder. Commesso fallo sulla Durwalder, Eder, Durwalder, Mauberger, difesa arcigna. Apfelthaler, si è sentito fin qui lo schiaffo. Apfelthaler, è rientrata tanto Giorgia Di Pietro, Durwalder, non hanno sfruttato al meglio la doppia assenza della Meccanic System.
buona la difesa della Mechanic System, difesa che non permette al Bressanone di andare a segnare. Dunwalder scarica su questa conclusione della numero 18 della Bressanone, Barbara Nodufer, che mette a segno la sua seconda rete del match. 19-15 sono ora le 4 le reti di vantaggio con cui la Mechanic sta conducendo il match. Di Pietro, Oyeswold, ancora Di Pietro, Brunetti, Oyeswold, Costa cerca di infilarsi, chiudono. È molto evidente questa spinta della numero 18 nei confronti di Eleonora. La Donnott Dulufer deve scontare 2 minuti di sospensione, dunque vedremo come saprà sfruttare questo vantaggio numerico la Mechanic System. Siamo giusti a metà ripresa, 45esimo, 19-15, più 4 terzo. Duran, l'elevazione sua, più 5, 20-15, non riesce ad arrivare Monica Prunster. Non ce n'è per nessuno sui tiri liberi della nostra Arasai. Siamo già a 9 reti Duran in questo match. Appaltaler, Dunwalder, Eder, Lavegni si posiziona come pivot, Eder ha cercato di far arrivare la palla a Lavegni, non ci riesce. Grande difficoltà del Bressanone di cercare di superare la difesa della Mechanic System. Attenzione ancora una volta, perde tempo la Eder nel palleggio e commette questa ingenuità che permette alla Duran di essere stoppata. Ancora una volta un errore, si gioca veramente con veloci capovolgimenti di fronte. La Giada Babbo cercava di ispirare proprio pivot, gli arbitri optano per questo fallo in fase offensiva. Giada Babbo a questo punto cerca lei di andare a rete e segnalano come ultimo tocco mani della Mechanic System, per cui rimane in fase offensiva il Bressanone. Eder, Giada Babbo, Eder, Dunwalder, Eder, Appaltaler, perde palla così in maniera ingenua e dunque può rifiatare la Mechanic System. Di Pietro, e attenzione in questo momento qua, una situazione importante è non perdere soprattutto il controllo del gioco, e fa bene dunque coach Cavallaro a chiamare time out e soprattutto far ragionare le proprie ragazze e dunque bloccare il match quando siamo a 20-15 più 5 Mechanic System, quando siamo al 47esimo minuto di gioco a 13 minuti al termine. Noi ci fermiamo brevemente, rimaniamo sempre con voi e tra circa 30 secondi torniamo in vostra compagnia. Riprendiamo la linea qui dal Palamasotti quando sono le 19:06 minuti primi e dunque la Mechanic System al 47esimo di gioco sta conducendo questa gara 2 con un più 5 sul Bressanone, 20-15. Oyeswold scarica sulla Colloredo, che questa volta non si fa pregare a depositare la palla alle spalle di
Monica Prunster per il 21-15, massimo vantaggio del match più 6, e a questo punto le ragazze ci credono, con Leonora Costa che incita le proprie compagne. Grande difficoltà del Bressanone, soprattutto in fase offensiva. Giada Babbo scarica con Maulberger. Babbo, bene bloccata da Oyeswold, veramente monumentale la presenza della Oyeswold in difesa. Attenzione al passivo, Eder a chi voglia ha cercato di passare alla Vegni, però il pallone è completamente fuori misura. È facile dunque che Barbara Meneghin si impossessi e dunque rifaccia partire le sue compagne. Attenzione alla Costa, bellissimo il suo gesto in elevazione, il pallone ha toccato il pallone, dunque sfuma così questa occasione. Veloce ripartenza della Bressanone, e questa volta dopo parecchi minuti va in rete 15. Con la numero 15 Sara Mauberger, terza rete per lei in questo match. 21-16, sono comunque 5 le reti di vantaggio da amministrare quando mancano 11 minuti al termine. Ci avviciniamo dunque alla fine di gara 2. Ricordo che gara 1 è stata portata a casa dalla Mechanic System in quella di Bressanone col punteggio di 29-27. Peccato per Oyeswold, il suo pallone accarezza il palo della porta della Prunster. Eder si accentra, Abfalthaler, Babbo, Eder scarica, e ancora una volta da questa parte abbiamo la numero 15 Sara Mauberger, molto brava a concludere a rete. 21-17, attenzione, meno 4, abbiamo già visto cos'è capace il Bressanone nei recuperare le partite in situazioni veramente incredibili. Costa ancora una volta, questa volta trova pronta Arasai Duran in posizione di pivot terzina ala. Duran è veramente fondamentale nell'economia di squadra della Mechanic System e mette a segno ancora un vantaggio di più 5 reti, 22-17, quando mancano 9 minuti e mezzo al termine del match di gara 2. Dunque si avvicina dunque la qualificazione per la Mechanic System. Attenzione, 9 minuti al termine. Eder Abfalthaler, Durwalder scarica ancora su Giada Babbo, il tiro della Mauberger incontra il muro della Mechanic System e con calma Duran, Poderi, Di Pietro gestiscono queste fasi fondamentali, e questa volta doppio in area. Chiusura sulla nostra Coloredo, Costa questa 7 metri a cui Arasai Duran si appresta alla trasformazione. Intanto tra i pali della Brixen c'è stato un cambio molto positivo di Melanie Pertaler, ha preso il posto di Monica Prunster e si è fatta trovare pronta in questo rigore. E da quest'altra parte abbiamo Barbara Meneghin che chiude la porta alla conclusione di Barbara Nodulfler. Blocca il risultato, sono parate fondamentali che naturalmente tagliano le gambe alle avversarie. Poderi. Quanti pali oggi, eh? Tanti pali e traverse, eh? Giada Babbo prova la ripartenza veloce. Questa volta. Aia. Anche 2 minuti per Eleonora. Bressanone che non riesce ad andare al tiro se non dalle ali. Esatto.
La difesa della Mechanic System veramente preclude ogni azione in fase frontale, le uniche possibilità sono dalle ali e abbiamo visto come questa incursione purtroppo sia costata i 2 minuti e 7 metri, a cui Giada Babbo risponde con la trasformazione. 8 le reti di Giada Babbo in questo match, stiamo tenendo i conti, però veramente la Duran sta superando veramente tutti. Possesso palla Duran, resiste alla carica Carlotta Poderi, su cui si era affidato il tiro della Brunetti. Duran finta, Brunetti è in fila, bellissimo, per finta il 23 a 18. Finta di tiro in elevazione di 5. Palleggio e passaggio. Prima realizzazione della Brunetti in questo match. Eder, Apfelthaler. Impossibile sbagliare questa incursione della numero 11 Apfelthaler. Se non sbaglio la sua prima realizzazione in questo match, almeno se non ho errato. Commesso sì, errori sì. Nella tenuta delle reti. Sono 4 le reti di vantaggio. Cosa è riuscita a fare Carlotta Poderi? Incredula persino lei di quello che è riuscita a fare. E qui vediamo una... E qui... un'incursione invece della nostra... Purtroppo la Brunetti si è avvinchiata, si arrabbia per questa decisione. Gli costa 2 minuti di sospensione. Però come si insinua lei nelle maglie della difesa, incredibile. Brava Stephanie Dulwarder, specialista nelle trasformazioni. 4 i rigori messi a segno dalla giovane altoatesina in questo match. 24-20, attenzione. Mancano 6 minuti, attenzione a inferiorità numerica per la Mechanic System. Poderi resiste alla carica, Duran Di Pietro devono gestire il pallone. Duran cosa riesce a fare in mezzo alle giocatrici? Riesce a praticamente ingannare la Apfelthaler e di qua il suggerimento per l'ala destra del Nordhufler non riesce ad arrivare, controllo difettoso e il pallone si perde e sfuma questa occasione per una veloce ripartenza della Mechanic System. Hoyerswold Poderi commette fallo di passi da quanto sembra. Apfelthaler, Eder. Abbiamo un altro sfondamento, si è fatto trovare molto brava pestando anche il piede Hoyerswold, che si è fatta trovare pronta nel punto giusto dove Eder sarebbe trovata per concludere la rete e dunque sfuma così questa occasione in fase offensiva per la squadra altoatesina. Sempre risultato più 5 della Mechanic System sulla Südtirol Brixen. Attenzione, veloce ripartenza, Nordhufler. Poderi commette fallo. E anche bruttino. Sì. Gli arbitri rischiano rispetto. La graziano un pochino. Intanto rientra la Brunetti, Apfelthaler. Babbo, Eder. Ottima l'uscita di Carlotta. E tiro. E parata. Molto brava Barbara Meneghin. Il tiro non era molto forte quello della Eder, ma è stato importante seguire la traiettoria e accompagnarla così dolcemente sul fondo e dunque far svanire così questa occasione per il Bressanone che, come hai detto tu, fa
fa molta fatica soprattutto nella fase frontale a perforare la difesa molto attenta della Mechanic System. Oyeswold commette passi, seconda infrazione nel giro di pochi secondi. Nordhofler, cosa fa Barbara Meneghin? Ha spento ogni velleità della Nordhofler in questa maniera, veramente è una maniera per dire di qua non si passa. Abbiamo assistito un gran primo tempo della Brunster. Quinto, sesto palo. Sì. Ci può stare sul 25-20. Ci credono ancora quelli del Bressanone. Già da Babbo non si passa di là dove... Time out chiamato da Messing. Messing forse un po' in ritardo, il tavolo ha chiamato perché la Babbo era andata al tiro, per cui si ricomincerà. Comunque, appunto, da una fase offensiva del Bressanone e col punteggio 25-20, quando mancano 2 minuti e 30 al termine, possiamo ormai escludere possibili capovolgimenti di fronte, diciamo siamo entrati nell'area quasi di sicurezza. Sì, direi che con una Arasai Duran a questi livelli non ce n'è per nessuno. Si spera in una buona partita di mercoledì, se non sbaglio, vero? Contro il Salerno, per la prima dei play-off. Speravo di vedere qualcosa di più, se non sbaglio, dalla Tina Oyeswold in attacco, mentre si è vista tantissimo in difesa, qualche piccolo errore tecnico in attacco. E l'avevo vista molto bene le ultime partite. Poi è stata un po' male, ha avuto qualche problema... proprio nella trasferta a Pontinia, infatti non ha giocato neanche la partita successiva a Brixen. Un altro errore molto tecnico. Attento, vediamo Cavallaro come riesce, attenzione, riesce nel nostro tabellino. Dobbiamo segnare anche Barbara Meneghin con una rete da porta a porta, uccellata completamente il Bressanone per il 26-20 più 6, e a 2 minuti al termine ormai possiamo dire che la Mechanic System con diritto accede alla fase finale di questa Serie A Beretta femminile. Gestiamo dunque gli ultimi minuti. Abfaltaler, Durnwalder, Abfaltaler non controlla il pallone, ancora un altro errore. Era più che in posizione la Falter, era sì, più di 3 metri di distanza, quindi non possiamo recriminare su questo fallo. E ormai possono solo gestire il minuto e 20 che rimane, il più 6. Dunque, con autorevolezza, la Mechanic System si porta alla fase finale. Giorgia Di Pietro, Oyeswold, Duran. Il tiro supera la traversa. Sperava nel 12° gol. Dunque, Pentaler, graziata in questa occasione. Un minuto al termine. Già da Babbo, non mai doma il Bressanone. Fuma anche qui. Veramente è mancata in fase offensiva il Brixen quest'oggi. Quello che invece è riuscito a fare nel match gara 1, non è riuscito a farlo in questo importante appuntamento di gara 2. La fase offensiva è stata veramente deficitaria e si è schiantato, possiamo dire, proprio sul muro creato ad hoc da Cavallaro. Duran, Brunetti, Oyeswold. E in fila con un mancino. L'hai chiamata? E qui finisce il match con risultato finale 26-20.
il Bressanone non ha il tempo di disputare gara 3. Finisce qui l'avventura per la squadra altoatesina e dunque a tutto diritto la Mechanic System accede alla fase finale del match. Vedremo dunque tra poco come finirà Salerno Erice, dunque vedremo dunque quale sarà la squadra che contenderà alla Mechanic System lo scudetto, il match finale, la fase finale dell'assegnazione dello scudetto 2020-2021. Festeggiano le squadre, soprattutto festeggia la Mechanic System per questo risultato. Noi approfittiamo per andare a fare le interviste a fine partita. Cosa aggiungere? Onore al Brixen, che ha giocato con alcune mancanze importanti nella sua formazione, ha giocato fino alla fine al massimo, però ha trovato un muro in difesa impenetrabile soprattutto nel secondo tempo, dove appunto non sono riuscite a superare, nonostante la velocità, le nostre atlete. Che dire, in bocca al lupo alla Mechanic System per mercoledì. Perfetto, noi prendiamo la linea, anzi rimanete con noi perché andiamo subito con le interviste a fine match. Ciao a tutti. Secondi questa gara 2 entusiasmante, abbiamo visto due portieri sugli scudi, da una parte primo tempo la tua collega Prunster, però al secondo tempo è stata chiaramente Barbara Meneghin come fondamentale per l'economia di squadra. È stato veramente un incontro che ha riservato veramente tante tensioni, ma alla fine siete riusciti a portare a casa una gara fondamentale, e soprattutto gestendo anche l'economia di gioco, ma soprattutto anche le energie fondamentali per giocare con Salerno. No, certo, sapevamo che, come avevo già detto mercoledì, che era una partita in cui noi non potevamo lasciare neanche un centimetro a questa squadra, che è molto determinata, veniva qui per metterci in difficoltà e per arrivare a gara 3 sicuramente. E quindi noi eravamo consapevoli della difficoltà di questa partita. La nostra vittoria di oggi, sia nel primo tempo che nel secondo, sicuramente è stata grazie alla coralità che siamo riusciti ad avere in attacco, al sostegno che abbiamo avuto,
anche dalla panchina e al modo in cui tutte si sono integrate man mano che rientravano e uscivano dal campo. E quindi niente, questo. Importante questo risultato, ma soprattutto il portiere ha la visione di gioco, come si muovono le compagne. Penso che il muro davanti a te ha fatto grande guardia, sono riuscite le tue avversarie a infilarti solamente dai lati. Il muro davanti, Oswald, Di Pietro e Duran ha fatto una guardia eccezionale. Come a gara 1 abbiamo lavorato tantissimo e molto bene in difesa ed è stato il nostro punto di svolta, soprattutto nei momenti di difficoltà, quando magari ci riprendevano e dovevamo avere quella grinta in più, quella motivazione in più. Sicuramente la parte in difesa, l'aggressività che abbiamo avuto in difesa ci ha aiutato tantissimo. Perfetto, grazie Barbara Meneghin e soprattutto complimenti anche per quella rete da porta a porta, perché ti abbiamo registrato sul tabellino. Grazie a te. Allora abbiamo coach Cavallaro. Anzi, facciamo una cosa velocemente. Abbiamo qui anche il vicepresidente della FIGH, eccoci qua. Benvenuto, buonasera. Bene, è stato uno spettacolo importante per la pallamano in generale, ma soprattutto è stato importante avere già, soprattutto per la squadra dell'Oderzo, concludere in gara 2. Peccato non ci sia stato lo scenario perché si fosse presentata a gara 3. Ma questo dovrebbe chiederlo all'Oderzo in particolare. Diciamo che da parte della federazione la presenza era doverosa e ovviamente è stata anche abbellita da una partita molto combattuta, nonostante un risultato all'andata che vedeva forse favorito Oderzo, ma le avversarie non hanno mai desistito e hanno provato tutto per tutto. Adesso aspettiamo il risultato di Salerno-Erice per vedere che cosa succederà per la finale. Sarà sicuramente una finale con le formazioni più in forma in questo momento della stagione e devo dire che, visto anche la prestazione da un punto di vista tecnico e agonistico di stasera, credo ci siano arrivate squadre con grandi motivazioni, anche che fanno sempre vedere questo passaggio di sviluppo e di crescita del movimento femminile. Ecco, infatti volevo toccare questo capitolo, quello dello sviluppo, ma soprattutto abbiamo visto tante giovani in campo che hanno fatto vedere veramente come anche la qualità nella pallamano femminile italiana stia crescendo e questo naturalmente dà impulso a tutto il movimento. Sì, l'obiettivo era quello, cercare di motivare il movimento femminile, di dare propulsione alle proprie attività. Ricordo qualche stagione fa dove a metà campionato più o meno si leggeva già quello che sarebbe successo e forse c'erano due formazioni che potevano competere per il titolo finale. Quest'anno è stato sempre molto incerto, anche in presenza del Covid, chi si è sudato questa conquista alle semifinali l'ha dovuto fare con il massimo dei sacrifici e delle forze, quindi vuol dire che la competizione, le squadre competitive sono cresciute per la pallamano e specialmente per quella femminile della nostra federazione non può fare altro che far bene. Perfetto. La ringrazio vicepresidente. E allora a questo punto noi andiamo subito a concludere le nostre interviste. Innanzitutto stiamo anche attendendo il rientro di coach Nessling, ma intanto approfittiamo al volo della presenza qui vicino a noi di coach Cavallaro che ci raggiunge velocemente. E naturalmente è doveroso sentire il suo punto di vista. Importante chiudere gara 2. Era importante qui, con l'economia naturalmente del gioco, avere la possibilità di chiudere gara 2 e portarsi con energie preservate per la finale. Sì, ho detto alle ragazze durante la settimana che non potevamo farci scappare questo obiettivo. Abbiamo lavorato tanto, lo volevano soprattutto le ragazze, volevano arrivare in finale anche perché è stato un anno travagliato per tutti. La società se lo merita, le ragazze se lo meritano, lo staff ha lavorato, ha fatto di tutto per arrivare in questo momento, così cariche mentalmente, psicologicamente, sotto tutti i punti di vista. Adesso ne vedremo delle belle.
Un commento su questo match che è stato rivitalizzato dal Brixen nel corso del primo tempo, però la ripresa avete cambiato marcia e lì praticamente il Bressanone non è più riuscito a stare e sostenere i vostri ritmi e il più 5, più 6 che praticamente avete imposto al match praticamente ha spento ogni velleità di recupero da parte della squadra altoatesina. Sì, abbiamo preparato la partita anche sulle varie fasi, sapevamo quando eravamo in fase di recupero, infatti qui con il nostro preparatore abbiamo cercato di gestire queste situazioni, sappiamo che loro, il Brixen è una squadra che non molla mai. Noi in quelle fasi dove dovevamo recuperare, dovevamo minimizzare al massimo i gol presi. Dovevamo cercare di anticipare, cercare di far sbagliare, far tirare. Siamo riusciti in parte e anche un buon 80% della gara. Devo dire che il lavoro che fa il fisioterapista, le ragazze veramente ci seguono sotto tutti i punti di vista e allora oggi è veramente venuta fuori la squadra. Diciamo che si è visto soprattutto nel momento della difesa. La difesa è stata veramente arcigna e questo è stato praticamente un tocco finale. Diciamo che le ragazze stanno lavorando da tanto a questo aspetto, ci stiamo lavorando anche con l'allenatore, ovviamente abbiamo messo giù una metodologia, abbiamo provato a buttare giù qualcosa di nuovo, anche, quindi era anche una forma sperimentale. E in questo risultato sicuramente in parte ci dà ragione, però ovviamente il grosso lo dobbiamo ancora fare, però siamo molto soddisfatti di come le ragazze sono arrivate e della consapevolezza che cominciano ad avere nei propri mezzi, perché c'è questo passaggio, no? Fai un lavoro, prima che tu ti renda conto di quello che davvero hai fatto deve passare un po' di tempo, quindi adesso cominciamo a raccogliere alcuni frutti. Sono davvero soddisfatta perché è una grande stima di una squadra come Bressanone, Brixen, li vedo molto, da un punto di vista fisico li vedo molto preparati, quindi per noi è un avversario che ci riesce sempre a tenere testa e sicuramente un metro di misura valido. E adesso il grosso del lavoro arriva adesso. Assolutamente, ovviamente adesso non c'è molto altro su cui diciamo lavorare, stimolare in termini di adattamenti fisiologici, bisogna praticamente lavorare sul recupero che a tutti gli effetti è considerato un mezzo di allenamento, quindi gestirle e gestire anche le eventuali trasferte, quindi questo sarà adesso il compito un po' di tutto lo staff, preservare il più possibile. Il generale cosa dice? Quale sarà la tattica da mettere in campo nel prossimo match? Sì, te lo vengo a dire qua. No, scherzo. No, adesso, come ha detto Serena, adesso la fase importante è gestire la fase di recupero, è importantissima, è cercare di fare questa trasferta, le trasferte, le partite nelle migliori condizioni possibili. Questo è quello che adesso dobbiamo cercare di fare. Innanzitutto gara 1 sarà fatta qui in casa, l'importante è praticamente creare la base, soprattutto nel match. Ancora non si sa, non penso che sia finita l'altra semifinale, non penso sia ancora finita. Lasciamo così, aspettiamo, non si sa ancora, non sappiamo. D'accordo, allora niente, adesso gustiamoci il momento e naturalmente pronti chiaramente per viverci la fase finale di questa Scudetto 2020-2021. Grazie, buonasera. Uber Nestling, buonasera. Mi scusi anche per l'attesa, l'abbiamo fatto attendere, però diciamo avete fatto un grandissimo match in casa, Bressanone, avete fatto un recupero favoloso. Pensavo che potevate replicare una partita del genere anche qui a Oderzo, siete arrivati fino a un certo punto, avete durato il primo tempo. Sì, il discorso tuo va bene, a me no. Abbiamo giocato con una Paltrer che aveva una semirottura al tendine qui alla spalla. Abbiamo giocato con una Steffi Durnwalder che ha un versamento al ginocchio. Abbiamo giocato con Nuthof, Termauer, Berger, forse l'anno scorso. Il mondo della pallamano italiana in Serie A neanche lo conoscevo. Per cui dico questo, che quello che hanno fatto le mie ragazze è una cosa eccezionale.
giocare contro l'Oderzo completo e affrontarli sia in casa che si poteva vincere che qua, che abbiamo giocato 11 pari, però prima o poi il corpo dice di no, perché non puoi giocare con praticamente due titolari sui ruoli e poi dire ancora la tua. Non sarebbe giusto la pallamano italiana, perché allora dico, se vincessimo contro l'Oderzo con questa squadra, ragazzi, allora qualcosa non quadra. Diciamo che è stata l'occasione e anche il palcoscenico per tante sue giovani ragazze di avere una prestazione ad alto livello. Quest'oggi hanno fatto vedere veramente cose belle, soprattutto nel corso del primo tempo, gioco veloce, poi chiaramente si sono perse quando le energie sono mancate. Siete stati veramente micidiali, soprattutto sui lati, un po' meno sulla parte centrale, dove il muro dell'Oderzo vi ha un po' sfiancato. Mancando la Ghilardi, che ha fatto un campionato della Madonna, scusate il termine, era secondo me una dei rookies quest'anno, sia in attacco sia in difesa, mancando, come ho detto, la Steffi Lurvala, che non era al 100%, la Falder al 100%, per noi sinceramente era molto difficile trovare spazi sia per i tiri dei terzini, ma sia anche il gioco. È chiaro che un Oderzo con la struttura alta rimane piatta è più facile giocare contro di noi. Ormai la mente è rivolta al campionato 2021-2022, l'importante è recuperare queste pedine che sono fondamentali per la vostra squadra. Infatti quest'anno